No, è corto. Allora, intanto devo rispondere all'amico Augusto Toto che nessuno della maggioranza, il sottoscritto, in tempi non sospetti, insieme ai Popolari Uniti, ha fatto un'interrogazione proprio per ottenere la tangenziale. Però la tangenziale non era alternativa alla metropolitana. Tutti quanti, noi della maggioranza, abbiamo voluto tutte e due le infrastrutture, perché voi parlate di pianificazione, il PUM prevede la tangenziale e la metropolitana. Per cui l'obiettivo politico. Parlo a nome dell'Italia dei Valori, o quantomeno della maggioranza del gruppo dell'Italia dei Valori, l'obiettivo politico è realizzare tutti e due gli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Io ho fiducia che la Giunta De Filippo mantenga gli impegni, per cui è necessario far pervenire quanto prima il progetto alla Regione perché venga approvato e finanziato. Per cui ritengo sinceramente strumentale. L'obiettivo, per quanto mi riguarda, l'abbiamo ottenuto, avere due infrastrutture che sono fondamentali. Poi, se nel caso in cui diamo un termine ragionevole, diciamo. No. Poi, sinceramente, sostenere che diciamo entro fine anno. Prego, consigliere Pasetti. Poi sostenere che la metropolitana non serva, sinceramente, mi sembra veramente paradossale, perché entro fine anno. Sostenere che la metropolitana non serve, certo che la metropolitana, se limitiamo solo quel tratto, evidentemente non è sufficiente, ma è sufficiente dotare di terminal bus, di parcheggi, di fermate intermedie, però sostenere che non è un'infrastruttura che sarà utile alla città, mi sembra veramente essere fuori dal mondo e fuori, soprattutto fuori dal futuro di questa città. Ma non voglio assolutamente non credere che De Filippo mantenga la parola, sono talmente convinto che sono pronto a fare uno scambio. Siccome la tangenziale è già progettata, è già presentata, ha già fatto un iter, mentre le FAL devono essere ancora progettate, cominciamo a finanziare subito la tangenziale e con questi fondi che ha la Regione, che sono anche cospicui, potrà finanziare le FAL, prendendosi lei la responsabilità di un'opera inutile. Perché qui non si discute della inutilità di questa opera. Sento dire delle cose terribili che per il conto presentato dal Ministero delegato delle FAL, solo per la gestione di un anno, ci vogliono circa 200, tutto se n'è andato, 270, 230 mila euro. 10 corse, se fossero sempre piene per tutti i giorni dell'anno, 10 corse, andate e ritorno, sempre piene per tutti i giorni dell'anno. Sabato, Natale, Ferragosto, Santo Stefano costerebbero al costo del biglietto, non dell'abbonamento, 219 mila euro. Ma scusa, non possiamo fare una corsa gratis di pullman che arriva direttamente all'ospedale senza fare tutto questo macello, solo con i costi di gestione. Ci rimarrebbero i soldi per fare non solo la tangenziale, ma probabilmente far partire il museo dell'antropologico, probabilmente fare altre cose di cui questa città ha veramente bisogno. E prendo una riflessione, un intercalare che ha utilizzato il sindaco nell'ultimo consiglio comunale quando dice io parlo con i fatti. Sono d'accordo, parliamo con i fatti, parliamo con i documenti in mano e dimostriamo a noi stessi e alla città che quello che stiamo dicendo è supportato da dati ufficiali. Io sono rimasto abbastanza sconcertato nel sentire delle cifre che dalla tangenziale passiamo dai 5 milioni e mezzo ai 17 milioni. Che sulle FAL parliamo prima di 8 milioni, poi il PUM ne parla di 17, sul museo 1,5 milioni di costi di gestione. Allora, che significa? La base di tutto questo è che non siamo informati di niente. Questo Consiglio Comunale, che dovrebbe essere informato su tutto, non è informato di niente. Una questione che emerge anche questa sera è, diciamo, una sorta di soddisfazione ad una condizione che apparentemente c'è, in cui, diciamo, la dichiarazione del Presidente della Giunta regionale che si rende disponibile, avendo definito strategico, diciamo, quel tratto di tangenziale, io voglio, diciamo, essere un po' cauto in questo, non c'è ancora né una intesa istituzionale né un accordo in cui le risorse sono esplicitamente disponibili e quindi parlando di questo lo prendo come un elemento di impegno che questa giunta, questo consiglio deve continuare a sollecitare affinché, diciamo, dalla regione arrivino risorse per fare investimenti
nelle infrastrutture in questa città, perché ne abbiamo un grande bisogno. Se stiamo ancora a discutere di questi elementi, dobbiamo prendere atto che probabilmente c'è stata, diciamo, una carenza rispetto anche ad un impegno nel corso dell'approvazione del piano di azione, che è quello di un confronto più serrato all'interno della maggioranza innanzitutto e poi del Consiglio per quanto riguarda la definizione puntuale e condivisa degli interventi da fare, in modo da evitare che all'interno stesso della maggioranza si potessero determinare situazioni che sui singoli provvedimenti vedono non tanto una valutazione complessiva e quindi un disegno strategico, quanto una sorta di derby fra metropolitana o tangenziale in questo caso, e chissà domani, quando eventualmente discuteremo di alcuni altri interventi che potranno riguardare, diciamo, quello alle imprese o al sistema sociale o agli interventi sull'attrattore turistico-culturale, potremmo ritrovarci a ridiscutere di questo non avendo avuto, diciamo, il modo, il tempo di approfondire questa questione. Grazie consigliere Cotugno. Chiedo scusa se sorridevamo, stavamo leggendo, avevo per caso aperto il libricino di cui parlavo e c'era scritto una frase di Talete, molto carina. Talete, filosofo greco. Il Dio, Talete, Dio ha dato agli uomini due orecchie per ascoltare e una sola bocca per parlare, in maniera tale che si ascolti il doppio e si parli la metà. Non era lei, consigliere Cotugno. No. Cioè, se dovesse succedere che a utilizzare le FAL continuassero ad essere i 200 passeggeri al giorno o al mese, Enzo, non mi sfugge il dato, spero che sia al giorno almeno, ma diventassero un numero comunque inadeguato a giustificare questa presenza, che facciamo? Vorrei lasciarvi con questa riflessione. Il principio di precauzione in qualche modo ci deve far riflettere sulle scelte che andiamo a fare. La tangenziale comunque può servire, il recupero dei sassi comunque può servire, le fallo non è detto che possano servire. Chiedo soccorso ai consiglieri Acito and Acito su questo argomento. Loro sanno molto meglio più di noi il rischio che corriamo se fermiamo oggi la baracca. Loro lo sanno molto meglio di qualunque altro presente in quest'aula e presente probabilmente nel globo terracqueo. Quindi avremmo fatto bene, caro consigliere Enzo Acito, a rispettare il deliberato del 19 dicembre, perché io a quel deliberato mi rifaccio, e quel deliberato dice che dobbiamo discutere nel merito la scheda 21, non dice che la dobbiamo stracciare. La verità è che voi non volete ammetterlo, state perseguendo un altro obiettivo, che è quello di far cadere il programma e attraverso la caduta del programma far perdere tutti i soldi alla città di Matera e attribuire le responsabilità a questa amministrazione. Il motivo per il quale voi vi chiedete incessantemente per quale ragione alcuni consiglieri della maggioranza hanno giustamente sollevato la preoccupazione e hanno verificato il loro atteggiamento sul tema, è perché voi non vi date una spiegazione che la gente sia responsabile. Voi pensate, guardate, vi posso elencare il numero di morti che la coerenza ha portato all'umanità, perché è una categoria del moralismo o delle forme, diciamo, più bieche dei ragionamenti, è la cosiddetta coerenza. Evitiamo di dividerci su sì, no, nero e bianco, facciamo qualche cosa che serve alla città, e alla città non serve fare il gioco dei tifosi tangenziale
ci potete guadagnare qualche cosa, caro Angelo Tosto, con la televisione a fare questo ragionamento, ma alla fine il risultato non funziona.